Lapo Elkam, Kasia Smutniak, Luca Argentero. Tutti pazzi per il design. Gli oggetti devono fare compagnia. Ma devi saperli disegnare. La mia vita è così strana, è così sregolata che infatti la mia casa la rispecchia molto. Negli anni in realtà ho acquistato, ho fatto anche delle spese folli non perché costose, ma perché la difficoltà di trasportare un oggetto grande, pesante dall'altra parte del mondo, quindi sì, ho anche delle cose strane in casa. La mia casa mi rispecchia perché c'è tutto quello che mi appassiona, però una casa, il bello è che magari uno ce l'ha così oggi e tra sei mesi la arricchisce di ulteriori cose o ci mette cose nuove. Volti famosi con visioni e ricordi da condividere. Così il design, filo conduttore di una lunga settimana, ha invaso e animato le notti milanesi, dando forma a un eclettico melting pot di appuntamenti super cool. Se le giornate sono state intense e dedicate al business, al calar del sole la scena è stata occupata da decine di cocktail, feste, DJ set. Tutti con un'unica missione, celebrare il meglio del Made in Italy e non solo. Il Salone del Mobile credo che sia uno dei momenti più importanti che ci abbiamo in Italia, è uno specchio all'allodole della qualità, del brio, dell'energia che il nostro mondo industriale, sia nel mobile che nel design, è capace di dare, è capace di sviluppare, di portare in giro per il mondo. E basta con i riflettori, i flash. Ogni tanto un cambiamento ci vuole. Inizia una nuova vita. È un Luca Argentero inaspettato a calarsi nei panni di un aspirante designer nella web series per l'e-commerce Love Design. Questa collaborazione nasce dall'incontro anche abbastanza casuale, classici amici di amici che ci presentano e da una comunione di intenti e di visioni. L'ambiente casa è un ambiente di cui ho sempre apprezzato molto il valore. È bello dare spazio poi alla fantasia e rendere un posto tuo. Decine di happening bloccano il traffico nei vari design district. Nei chiostri dell'università statale è la musica di Joan Thiele, giovane chitarra che ha già conquistato il web, a far ballare il popolo notturno tra scenografiche e installazioni. Se nel quadrilatero della moda è il food a incontrare il design, sotto lo sguardo autorevole di grandi chef, nei luoghi deputati, le grandi griff vestono situazioni inedite. Sono due espressioni del tempo, sono due espressioni creative di manufatti creativi e che hanno a che fare col momento, col tempo in cui viviamo. Celebrities, design addicted, archistar, semplici curiosi. C'è il mondo nella Milano by Night. Poco importa se al tramonto il traffico è in tilt e la città bloccata, perché ovunque, mentre si sorseggia un drink, si nutre la progettualità. Ma soprattutto ci si diverte parlando di design e molto altro.